scuola accesa, senza banchi né quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa, e anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa. Bambine e bambini, la scuola è accesa e non potrebbe essere altrimenti, grazie alla bellissima compagnia che ci facciamo, alle storie fantastiche che ascoltiamo. Un caloroso benvenuto a tutti voi, qui è il maestro Alessio che vi parla, per la 58esima volta in Mondovisione. Sì, perché grazie a quel magico posto virtuale che è la rete, ci seguono in migliaia da ogni angolo del globo terracqueo. Dalla Nuova Caledonia allo Stretto dei Dardanelli, dal Mali all'Alaska, dalle steppe della Mongolia fino alle oasi del Sahara. Ed è un successo senza pari anche in termini numerici. Ragazzi, abbiamo gli ascolti migliori degli ultimi 20 anni dell'internet. Stiamo raggiungendo piano piano il video di Despacito, abbiamo più visualizzazioni di Ed Sheeran quando era alle elementari, siamo sulle prime pagine dei giornali di mezzo mondo, insomma è un successo planetario senza confini. E chi poteva immaginare che le nostre lezioni racconto sarebbero arrivate così lontano? C'è di che essere felici e orgogliosi, davvero. Classe più grande di tutti i tempi, tutto merito vostro, grazie di cuore! Io procederei con il consueto appello. Vediamo se ci siamo veramente tutti. Dunque, Agamennone, Menelao, Paride, bene, Elena, ciao Elena, Ermione, Pirro, Tindaro... Bene, ci siamo tutti. Questo sì che è un appello mitico, anzi, mitologico! Dai, su via ragazzi, era una battuta. Un po' di leggerezza concedetemela. Scherzi a parte, oggi è il compleanno di Matteo. Tanti auguri Matteo, aspettiamo le caramelle. Sempre che tu ne abbia almeno 289.617. Questo è il totale di oggi, cifra vertiginosa. Ma non preoccupatevi, noi siamo l'unico assembramento consentito. Dunque, la storia di Lavinia, l'incredibile storia di Lavinia, sta entrando nel vivo. Sono proprio curioso di vedere come si mettono le cose, con tutta la questione dell'anello e quello che ne consegue. Insomma, l'avete capito. Se siete d'accordo, non perderei un secondo di più. E allora, pigiamini in fibra di bambù, copertine compostabili al 100%, lucine da corridoio a energia solare? Maestra Letizia, maestro Federico, che il racconto abbia inizio! Vita nuova per Lavinia. Quella notte Lavinia dormì in un letto morbidissimo e caldo, con le lenzuola pulitissime. Era talmente stanca che non le passò neppure per la mente l'idea di farsi un bagno prima di coricarsi. Non dimentichiamo che erano le 3 di notte e quindi sporcò ben bene sia la federa del cuscino che le lenzuola, soprattutto dalla parte dei piedi. L'indomani si alzò abbastanza presto per godersi la sua stanza. C'erano la televisione a colori, il telefono e persino uno sportello che distribuiva le bibite. Una porta dava nel bagno, tutto luccicante di marmi e di rubinetti dorati. Un'altra porta si apriva su un salottino privato, con i mobili antichi e i fiori freschi nei vasi, sulla mensola del caminetto e sul tavolino della prima colazione. Lavinia entrò nel bagno, si fece lo shampoo e una bella doccia e pensò: «Oggi è festa! Domani anche? Ma appena i negozi riaprono, dovrò rifornirmi di biancheria!» Infatti le vecchie mutande, anche se prive di strappi e la canottiera tutta sbrindellata, stonavano con gli abiti eleganti che si era procurata la sera prima. Di calze poi non ne aveva, né intere né rotte. D'altra parte, si è mai vista una piccola fiammiferaia con le calze? Per fortuna aveva scelto degli stivaletti alti e l'assenza di calze non si notava. Vestitasi, ebbe un attimo di incertezza. Non sapeva se suonare il campanello per ordinare la colazione in camera o se scendere a farla al ristorante dell'albergo. Decise di scendere, perché era una bambina socievole e voleva fare amicizia con gli altri ospiti. Scelse un tavolino in mezzo alla sala per potersi guardare attorno comodamente e ordinò una colazione abbondantissima. Cioccolata calda con panna, pane fresco, burro, 5 tipi di marmellata, focaccine al miele appena cotte, uova al prosciutto, spremuta di pompelmo, noccioline, patatine fritte, biscotti, fiocchi d'avena con latte freddo, riso soffiato e formaggio. Forse a voi sembrerà troppo per una prima colazione,
Ma ricordatevi che Lavinia era completamente digiuna da 3 giorni ed erano anni che non mangiava a sazietà. La notte prima, tutta eccitata per i risultati della magia dell'anello, si era solo occupata di rivestirsi da capo a piedi e per l'emozione le era passata la fame. Col sonno, però, la fame era ritornata più forte di prima ed è logico che la piccola fiammiferaia non potesse resistere alla tentazione di riempirsi il piatto davanti a quei carrelli ricolmi di ogni ben di Dio. Fra l'altro, la poverina non aveva ricevuto un'educazione raffinata, quindi si buttò sul cibo con avidità, ingozzandosi per la fretta e sbrodolandosi tutto il vestito nuovo. A quel punto entrò nella sala il direttore dell'albergo, vestito di nero come un pinguino. Il portiere di giorno gli aveva riferito una strana storia, raccontatagli dal portiere di notte, che smontava, ma il racconto era piuttosto confuso. Il direttore era riuscito a capire soltanto che una bambina sconosciuta si era installata nel più bel appartamento dell'albergo e che non era in grado di pagare il conto. Si fece indicare Lavinia, le si avvicinò con aria decisa e le disse bruscamente: «È vero che non hai un soldo?» «Verissimo! Buon Natale, signore!» rispose educatamente Lavinia col coltello a mezz'aria. «Beh, allora te ne devi andare!» «Davvero?» chiese Lavinia, che ormai aveva imparato la lezione. «Chiamerò la polizia e ti farò arrestare! Mi devi pagare una notte e la colazione! E se non puoi pagare, andrai in prigione! Fuori i soldi!» «Ma se gli ho detto che non ne ho!» «Allora smetti subito di mangiare! Lo sai quanto costa la roba che hai ordinato? Che faccia tosta! Sputa quel formaggio! Non è tuo! Non te lo puoi permettere!» Lavinia sputò per terra facendo un gran rumore e poi si mise a piangere fragorosamente, non tanto perché fosse disperata, ma perché si divertiva a mettere il direttore in imbarazzo. Al pianto di Lavinia, da tutti gli altri tavoli, la gente si girò a guardare incuriosita, infastidita, scandalizzata. Era tutta gente abituata ad ambienti silenziosi e raffinati e che non sopportava simili scene. Furibondo, il direttore afferrò la bambina per il colletto e la sollevò dalla sedia. Ma Lavinia si afferrò alla tovaglia, rovesciando addosso al direttore le uova fritte, mentre tutti gli altri piatti finivano per terra. «Oh, guarda che cosa hai combinato!» «Oh, se per questo...» disse Lavinia, unendo le mani e fissando il disastro che aveva combinato. Immediatamente sulla moquette grigio chiaro, al posto dei piatti rotti e dei cibi rovesciati, apparve una macchia pesticciata di cacca, come se qualcuno ci avesse camminato sopra spargendola tutta intorno. «Cosa? È inaudito!» esclamarono i signori eleganti dei tavoli vicini, portandosi il tovagliolo al viso per tuffarvi il naso. Lavinia però non era soddisfatta. Vide un cameriere che passava reggendo alto sulla testa un vassoio di cibo. Lo fissò girando l'anello e il vassoio fu pieno di cacca, senza che il cameriere se ne accorgesse. Così lo depositò con un gesto elegante sul tavolo dove sedeva una ricchissima signora col suo corteggiatore. Sul piatto la cacca fumava e puzzava, che era una bellezza. La signora dette un urlo e svenne, e il suo amico fece appena in tempo a reggerla perché non finisse con la testa nel vassoio. Dagli altri tavoli la gente guardava esterrefatta, ma ormai Lavinia usava lo sguardo come una frusta, toccando un tavolo dopo l'altro e su ogni piatto al posto delle vivande apparivano mucchietti di cacca di tutte le qualità. Gli ospiti si alzarono inferociti, spingendo indietro le sedie. «Basta, è un'indecenza! Chiameremo la polizia! Vi denunceremo all'istituto di igiene! Non metteremo più piede in questo lurido ristorante!» Il direttore piangeva dalla disperazione. Lavinia faceva l'indifferente, asciugandosi il moccio e le lacrime con un angolo della tovaglia. «Sono rovinato!» gemette il direttore, accasciandosi sulla sedia davanti a lei. «Posso restare nel mio appartamento? Se mi lascia restare, farò tornare tutto come prima. Guardi!» E con uno sguardo circolare, un rapido giro di anello, in un baleno rimise a posto piatti e tovaglie, vassoie e moquette. Persino il puzzo sparì in un attimo. La gente era rimasta allibita come tante statue di sale.
ma il direttore afferrò Lavinia per un braccio. Altro che restare, ti sbatto fuori immediatamente, brutta streghetta sporcacciona, e licenzio subito quel cretinetto di Migliavacca che ti ha permesso di entrare. L'aveva afferrata per il collo e la trascinava nell'atrio, ma Lavinia riuscì a liberarsi le mani, girò l'anello guardando in alto e uno degli enormi lampadari, trasformato in una montagna di cacca, piombò addosso al direttore, sommergendolo completamente. «E questa non la faccio tornare come prima», disse Lavinia, che si era scansata all'ultimo secondo. «Questa te la devi levare di dosso da solo e ti resterà il puzzo per un bel po'. Ascoltami bene, perché altrimenti ti riduco in cacca tutto l'albergo. Migliavacca resta al suo posto». E io me ne vado nel mio appartamento e che nessuno mi disturbi, capito? Fu così che per Lavinia cominciò una vita nuova. Aveva un posto confortevole dove andare a dormire, era vestita a nuovo, poteva mangiare a volontà. Mille volte in cuor suo ringraziò la fata dell'anello magico e fu attenta a usare il suo dono con discrezione. Ora che non aveva più né fame né freddo e non doveva chiedere l'elemosina né cercare di vendere fiammiferi che nessuno voleva, imparò a non giudicare le cose dall'apparenza. Chi l'avrebbe mai detto, infatti, che un materiale disprezzato da tutti come la cacca potesse rivelarsi così prezioso? Dire, davvero interessante l'avventura della nostra Lavinia. Assolutamente incredibile, come il dice non a caso il titolo. Ma per questa sera ci fermiamo qui, continueremo certamente domani. Non c'è finale però che si rispetti senza la nostra amata Scuola Accesa Challenge, che questa sera arriva veramente da molto lontano. Non è uno scherzo, questa volta sono serio. Il video viene dallo Sri Lanka. Lo manda a Seneska, da migliaia di chilometri di distanza. Con mamma e papà ha cantato in maniera dolcissima la nostra sigla, a dimostrazione che non ci sono limiti e che la scuola è accesa ovunque ci sia qualcuno a tenerla accesa. Grazie di cuore, il tuo video è davvero importante. È bellissimo pensare che la scuola non abbia confini. Buonanotte a tutti allora, e Seneska, a te la sigla! La scuola accesa, usa banchi nei quaderni, con gli assetti moderni. La scuola accesa, scuola accesa, anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa.